Tony. Ben ritrovati amici di Caffè TV 24, ci colleghiamo subito con Palazzo Moroni dove c'è per noi, insieme ovviamente per il collegamento in diretta, Alberto Salmaso. Alberto. Sì, buonasera, buonasera a tutti, siamo in diretta dal cortile di Palazzo Moroni per questa prima di questo nuovo Consiglio Comunale con a capo della Giunta dell'amministrazione appena eletta, appunto Sergio Giordani. Come vedete anche dalle immagini che vi stanno pervenendo in diretta, si sono già seduti nei loro scranni i nuovi consiglieri, vecchie conoscenze della politica, soprattutto insomma, ex assessori, ex consiglieri comunali, ma tante facce nuove e tante facce giovani. E sulla mia sinistra, quindi come vedete dall'immagine, siede la maggioranza, dall'altra parte vedete proprio il primo di fronte a tutti, l'ex sindaco Massimo Bitonci. E tanta partecipazione, il cortile è pieno e anche il cortile pensile è ovviamente pieno, gremito di persone. Adesso si esplicano le prime fasi obbligatorie, ovviamente la chiamata e l'appello dei consiglieri. Come vedete dal palco superiore c'è a fianco sulla destra di Sergio Giordani Arturo Lorenzoni, in pectore il vice sindaco, e tutta la giunta che è stata annunciata nei giorni scorsi al completo. Presiderà all'inizio i primi punti dell'ordine del giorno il consigliere Cavatton, il consigliere anziano, il più eletto della lista di Bitonci. Ecco Alberto, scusami, volevo solo sapere se hai avuto così il sentore che ci fossero momenti di tensione appunto a Palazzo Moroni. Al momento devo dire di no, anzi il clima è abbastanza buono, era stato annunciato diverse cose anche così in via del tutto non ufficiale, però sono tutti quanti presenti. Adesso, sentite invece, ecco, proprio Massimo stavi dicendo, ecco, appena stato chiamato Massimo Bitonci come proclamazione degli eletti, metà degli intervenuti lo applaudono, l'altra metà o quasi. Quindi insomma, mi fai capire sostanzialmente che la città è spaccata in due. Ancora sembra finita la campagna elettorale e proprio sul nome di Bitonci si è fermato l'appello. Da quelli che sono presenti qui sicuramente questa è l'immagine che viene, infatti adesso si è ripreso appunto la lettura dei consiglieri eletti nella fattispecie nella lista di Bitonci, appunto ricordiamolo il primo partito di Pado con il 24% dei voti, dove qua ci sarà anche l'avvocato Cavatton che presiede appunto come consigliere anziano questa seduta. Alla presenza, Massimo, e anche per chi ci ascolta, alla presenza in prima fila ci sono chiaramente anche tantissimi primi cittadini di, oltre che le autorità chiaramente militari e rappresentanti dello Stato, ci sono molti primi cittadini del territorio, vediamo il sindaco di Saonara, il sindaco di Albignasego, il sindaco di Noventa Padova. Ho visto anche qualche ex sindaco come il sindaco Settimo Gottardo tra gli ospiti. A seguire questo insediamento di questo consiglio comunale. Ecco, tu l'hai visto dalle immagini, io devo dire la verità non l'ho ancora visto, però sicuramente c'è perché vedo tanti consiglieri anche insomma, delle vecchie amministrazioni, ex assessori anche presenti nel pubblico appunto a testimoniare insomma, l'inizio di questi lavori. Sentite dalle voci appunto è Cavatton che sta aprendo i lavori di questa seduta. Ecco, vediamo un attimino se ci sono delle novità come tu accennavi prima. Ecco, iniziamo così come proposta, è una proposta in
l'inno nazionale, appunto l'inno di Mameli. Adesso vediamo. Ecco, diciamo, questo, Alberto, insomma, dimmi se sbaglio, ma questa volontà di far partire l'inno nazionale, l'inno di Mameli, sostanzialmente è una forma anche di pacificazione, no, che si vuol dare alla città, o sbaglio? Del Consiglio Comunale di Padova che lei sarà chiamata a presiedere. Immagino possa... sicuramente un trend union di tutti i cittadini, tutti gli elettori, ma soprattutto quanti quelli che si riconoscono nei valori che sono nostri, della nostra Carta Costituzionale. E sicuramente è un inno che viene sempre di solito cantato, seguito dalle istituzioni, dalle più alte istituzioni italiane. Anche infatti il Presidente adesso del Consiglio concorda alla proposta di Sergio Giordani, si stanno alzando ovviamente tutti. Ecco, mentre praticamente sentiamo l'inno pubblico, di Mameli, io direi di ritornare un attimo in studio per dare la lettura di qualche notizia, e allora diamo subito la notizia. Alla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alla caccia, ha approvato in data odierna il progetto per un piano di gestione del lupo in Veneto, che contempla la proposta di interventi in deroga al regime di protezione che appunto contempla questi interventi imposti dalla direttiva Habitat, al fine di ridurre attraverso l'intervento sui lupi presenti delle aree a maggiore vocazione zootecnica e turistica. Ci sono anche tutta una serie di iniziative che sicuramente si concentreranno ovviamente nel Parco della Lessinia e poi al recente insediamento di Asiago, nonché nei confronti di due coppie che sono stazionanti sul massiccio del Grappa e nella Valbelluna. E poi arriva l'estate e inesorabilmente il caldo sembra alimentare la pazzia e la stupidità dei soliti imbecilli che, per motivi a volte incomprensibili, appicchiano il fuoco distruggendo ettari e boschi e pinete, mettendo in pericolo numerosi centri abitati. Sicuramente le azioni dei piromani vanno condannate con la massima severità. Ma torniamo ovviamente a Palazzo Moroni. Finito in un scrosciante applauso da parte di tutti gli intervenuti, tutta la scalinata di Palazzo Moroni, che porta anche al Palazzo della Ragione, l'antico sede del municipio di Padova, gremita di gente, tutti quanti seduti, e ovviamente questo è un modo, come ha detto appunto Massimo dallo studio, di unire probabilmente anche ideologicamente i presenti, gli eletti e anche gli intervenuti. Sentiamo le comunicazioni del Presidente. Del consigliere Massimo Bitonci di aderire al gruppo Lega Nord e contestualmente, ecco, di farne il capogruppo. E poi, è una comunicazione che riguarda il sottoscritto, è giunta comunicazione al tavolo di Presidenza e di questo ringrazio. Allora, la prima notizia ufficiale è che l'ex sindaco Massimo Bitonci ha aderito al gruppo consigliare della Lega Nord, quindi non della lista Bitonci ma della Lega Nord, e ne farà il capogruppo. E è stato anticipato che appunto il presidente in pectore, il consigliere anziano Matteo Cavato, che sta presidendo i primi due punti dell'ordine del giorno del consiglio, sarà il capogruppo della lista Bitonci, ovvero era anche stato il più votato, e comunque i consiglieri lo hanno designato come capogruppo appunto del gruppo consigliare. Ricordo il capogruppo che è composto da 8 consiglieri eletti appunto in questa lista. Sentiamo le parole, dopo dovrebbero esserci appunto la convalida degli eletti. Risulta che è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il signor Sergio Giordani, e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i signori
Lista numero 7, avente contrassegno Partito Democratico, Giordani Sindaco, Micalizia Andrea, Bergamo Gianni, Piva Cristina, Pressa, Antonio, Coronello Margherita, Bettella. Ovviamente adesso ci sarà la proclamazione di quelli 17, che hanno rinunciato ad essere consiglieri comunali per ricoprire il ruolo di assessore. Ci sarà la surroga di quei primi non eletti nelle liste che andranno a, appunto a sostituire in consiglio comunale. Lista numero 18, avente contrassegno Lorenzoni Sindaco, Lorenzoni Arturo, Benciolini Francesca, Giralucci Silvia, Sacerdoti Paolo Roberto. Lista numero 5, avente contrassegno Giordani Sindaco, Bonavina Diego, Pasqualetto Carlo, Fiorentina Enrico, Tarzia Luigi. Lista numero 8, avente contrassegno Area Civica, Colasio Andrea. Lista numero 13, avente contrassegno Bitonci Sindaco, Bitonci Massimo, Cavatò Matteo, Nardi Ubaldo, Cappellini Elena, Pellizzari Vanda, Moneta Roberto Carlo, Meneghini Davide, Durrini Enrico. Lista numero 12, avente il contrassegno Lega Nord, Liga Veneta, Santini, Luciani, Aleni e Marcato Roberto. E lista numero 10, avente il contrassegno per Padova, Forza Italia, Berlusconi, Mosco e Leonora. Lista numero 1, avente il contrassegno Movimento 5 Stelle, Borile Simone. Poiché a seguito della formazione della giunta per nomina del sindaco Sergio Giordani hanno assunto la carica di assessore e quindi sono contestualmente, appunto come vi dicevo, dal ruolo di consigliere comunale sono decaduti da consiglieri, come sentita, praticamente tutti gli eletti della parte della giunta. Bazzon, Pinante, Anna, Tiso, Nereo, Gabelli, Giovanni, Sangati, Marco, Ferro, Stefano, Tagliavini, Giovanni, Scarpa, Someri, Pipitelli, Simone e Foresta, Antonio. Poiché inoltre è pervenuta con nota acquisita al protocollo generale del Comune la dichiarazione di non accettare la carica di consigliere del Comune di Padova da parte del consigliere Roberto Marcato, esatto, che pertanto, avendo rassegnato le dimissioni ed essendo queste irrevocabili, si è provveduto alla surroga dei primi dei non eletti, ovvero Sodero Vera, dando atto che tutti i consiglieri eletti o subentrati hanno depositato le autocertificazioni relative alle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, invito pertanto i consiglieri all'ordine del giorno del consiglio comunale, sbaglio, 2017-2022, non so se mi senti, sta leggendo. Sta leggendo le cause di incompatibilità e poter quindi sostanzialmente dichiarare eletti appunto la convalida degli eletti stessi, quindi stanno verificando se non ci sono cause ostative e adesso approvano l'ordine del giorno, come avevi detto. Si chiede di convalidare i consiglieri comunali e nucleati nella... Quindi una convalida dei consiglieri eletti nel fattispecie dei gruppi incomposti in questo modo e più i surrogati, cioè le persone che hanno surrogato, quelli che hanno di fatto rinunciato alla nomina del consigliere per fare gli assessori comunali e anche a quelli che hanno rinunciato alla carica, come abbiamo visto e sentito prima, Roberto Marcato, e ha fatto entrare in gruppo Lega Nord Vera Sodero. Se non vi sono interventi, sta per finire. Se vi sono dichiarazioni di voto, il primo punto dell'ordine del giorno. Non ci sono stati interventi, non ci sono dichiarazioni di voto da parte dei gruppi. Sulla convalida degli eletti, si andrà a votare adesso appunto la convalida degli eletti. Eccolo qua. Credo che non ci sia nessun contrario, nessun astenuto. All'unanimità si è approvata
la convalida degli eletti in questo consiglio comunale. 32 consiglieri che andranno a dirimare, dirigere, proporre i lavori del Consiglio Comunale di Padova nei prossimi 5 anni. Numero 33 componenti del Consiglio Comunale. Ovviamente 32 consiglieri più il sindaco, quindi 33. Il numero finale. Bene, con questo atto è stato insediato il Consiglio Comunale di Padova. Quindi il primo punto dell'ordine del giorno è... Bene, signori, l'adempimento successivo è l'argomento iscritto al numero 37 dell'ordine del giorno e si sottopone all'esame dei signori consiglieri comunali l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio, ecco, adesso si entra nel secondo punto dell'ordine del giorno, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, che a norma del regolamento del Consiglio Comunale deve essere votato da 2/3 dei consiglieri, quindi 22 persone. Direi che Cavatton in questo suo ruolo insomma, si vede che ha una certa familiarità, o sbaglio Alberto? E alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza dei componenti del collegio. Beh, Matteo Cavatton ha una grande esperienza in consiglio comunale, ha fatto sostanzialmente 2 legislature e anche l'assessore per 2 anni e mezzo circa nello scorso mandato di Massimo Bitonci. Chiaramente adesso ci sarà la votazione tra i candidature e chiaramente non essendo in aula non ci sono la possibilità di utilizzare i mezzi elettronici per le prenotazioni o per le dichiarazioni. Vediamo subito un intervento del consigliere Carlo Pasqualetto, eletto nelle liste appunto della maggioranza. Ricordiamo che Carlo Pasqualetto era stato eletto nell'ultima legislatura in Forza Italia ed è poi uscito, appunto è stato uno di quelli che ha firmato dell'ex maggioranza la decadenza dell'ex sindaco Massimo Bitonci, e adesso farà proprio lui la proclamazione, come probabilmente sarà della maggioranza, ha proposto Tagliavini ho visto tra le fila anche della nuova giunta anche uno dei visi conosciuti dei centri sociali di Padova, o sbaglio? Sì, nella giunta, diciamo tra la giunta, i consiglieri di sinistra, vedo che c'è anche il viso di uno degli esponenti dei centri sociali. Adesso onestamente non riesco a vederlo bene, ma comunque diciamo che comunque tra la sede della maggioranza chiaramente ci sono, come ti dicevo prima, esponenti dell'ex maggioranza con Zanonato, ma anche con vedo Nereo Tiso, il capogruppo del PD, anche esatto, c'è anche Gianni Berno. Ovviamente la minoranza adesso proporrà un altro consigliere per il ruolo di presidente, per il presidente. Eccolo qua, questa è una novità, ad esempio. Il consigliere Turrin, a nome suo, ma in rappresentanza ovviamente della lista che lo ha fatto eleggere in consiglio comunale, la lista Bitonci, propone come presidente del consiglio della sua lista o della sua coalizione, ma Simone Borile, che era appunto il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, che gli siede anche a fianco. E quindi insomma una sorpresa da questo punto di vista. Adesso vediamo un attimino come sarà recepita dalla maggioranza, perché chiaramente la proposta di Carlo Pasqualetto molto probabilmente sarà condivisa con tutta la maggioranza. Un po' di specie vedere comunque tra le file dell'opposizione del centro-destra cittadino anche comunque il viso, la faccia del massimo rappresentante del Movimento 5 Stelle.
prego. Eccolo qua la risposta, vediamo se era come l'ha presa questa proposta. Allora, questa proposta mi toglie in preparazione. Ecco, quindi dichiara che non era organizzata. Tuttavia ritengo che questo tipo di figura sia una figura che funge da arbitro imparziale. Il Movimento 5 Stelle vuole rappresentare durante questa. Ecco, quindi sostanzialmente sembrerebbe che accetti questa proposta. Questa proposta fatta dal consigliere Turrini ha dichiarato la sua disponibilità. Chiaramente questa è questa potrebbe essere una di quelle sorprese che veniva anche annunciata così in maniera non ufficiale. Vediamo se ci sono altre proposte di candidatura al ruolo di presidente. Ricordiamo che la presidenza del Consiglio ha un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda l'organizzazione dell'ordine del giorno sia per quanto riguarda anche diciamo, la possibilità della convocazione stessa del Consiglio Comunale, oltre che dirimere chiaramente in base al regolamento le sedute del Consiglio stesso. Adesso ci sarà un appello nominale da parte della segreteria con la dichiarazione di voto. Berno, colonnello. Come era facilmente prevedibile, i consiglieri di maggioranza adesso si stanno esprimendo, i consiglieri comunali appartenenti al Partito Democratico. Tiso dovrebbe essere. Ecco, tutti quanti si stanno, diciamo, allineando alla proposta molto probabilmente condivisa del consigliere Pasqualetto. Infatti non è neanche posta in segreto, quindi tutti quanti dichiarano Tagliavini come candidato alla presidenza del Consiglio per la maggioranza. Adesso ovviamente si dovrà finire con l'elenco uninominale, quindi tutti i 32 consiglieri più il sindaco. Scarso, Pasqualetto. Ecco Pasqualetto che l'ha proposto, ovviamente propone Tagliavini. Tarzia, Pillitteri, Foresta, Cavatton. Ecco adesso ovviamente è il momento dei consiglieri che fanno capo alla minoranza. E ovviamente vedo che si stanno esprimendo su Borile, sulla proposta appunto avanzata da Turrin e anche accettata dall'unico esponente candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Quindi molto probabilmente ci sarà un voto di 20-21 con il sindaco contro 12 della minoranza. Ecco Alberto, mentre noi vediamo le immagini che ci arrivano in diretta da Palazzo Moroni e con il tuo commento volevo anche un po' affrontare l'argomento di quelle che sono state appunto le schermaglie proprio già al centro-sinistra, al centro, insomma, all'interno della nuova coalizione di Palazzo Moroni, che guiderà Palazzo Moroni. Ho visto che Lorenzoni, insomma, ha già messo alcuni schermi protettivi verso il proprio disegno, no, politico. Diciamo di sì, perché comunque insomma vogliono apparire questa nuova maggioranza, questa nuova amministrazione, compatta sui punti, ma chiaramente bisognerà organizzare, adesso sentiremo il discorso di insediamento del sindaco e nel mentre ti do conferma delle previsioni che avevo dato prima, ovvero c'erano 20 consiglieri, 21 consiglieri a favore e 12 della minoranza, si avanzerà adesso alla votazione perché non si è raggiunto la maggioranza assoluta e dei 2/3 sostanzialmente andranno al ballottaggio nello stesso momento, quindi probabilmente con la stessa modalità, le stesse diciamo risultati, e se dovesse essere accolta, diciamo, senza dover rifare la seconda votazione di nuovo uninominale. Quindi adesso
il consigliere comunale che otterrà più voti diventerà il nuovo consigliere, o meglio il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Padova. E stavamo dicendo prima, un po' a rispondere, a corollare alla tua domanda, che sicuramente i punti dei vari programmi elettorali che poi si erano uniti e sintetizzati durante le due settimane del ballottaggio devono essere adesso anche, come dire, organizzate nell'attività dell'attività del governo di questa amministrazione, per cui sarà interessante sentire anche il discorso di insediamento, le linee programmatiche del sindaco Giordani, e capire se già da queste linee programmatiche si possono desumere delle priorità specifiche che possono essere state anche condivise o addirittura integrate con i programmi appunto di Lorenzoni, che è stato fondamentale per far vincere la coalizione appunto di Giordani insieme alla sua coalizione civica e alla lista Arturo Lorenzoni sindaco, e che ha permesso di vincere per circa... Senti, abbiamo poco tempo ancora per stare in diretta da Palazzo Moroni, ma abbiamo comunque il tempo per darci un momento di fare un po' il punto anche di quello che saranno le grandi battaglie che invece il centrodestra padovano affronterà. Immagino, questa è la mia supposizione, che ci sarà un punto fermo sulla decisione di non far rimuovere l'idea del nuovo ospedale da Padova Est. Beh, le dichiarazioni da parte insomma della cosiddetta attuale minoranza sono state abbastanza esplicite in questi giorni, e ci sono consiglieri che dalle loro pagine Facebook, social e quant'altro stanno contando i giorni per verificare i cosiddetti 100 giorni di cosa si dovrà fare o cosa sarà, diciamo, la proposta, la scelta da parte di questa amministrazione proprio nel tema dell'ospedale. Il tema dell'ospedale sarà molto forte, perché anche il presidente della giunta insomma si è espresso non direttamente ma in modo molto esplicito su quanto detto. E tra l'altro volevo far notare che sono arrivati e sono presenti l'ex sindaco, come dicevi tu prima, Settimo Gottardo, ma anche Giaretta, ma anche la Giustina Desto, che si è seduta proprio in prima fila. L'esito della votazione, quindi andremo a vedere, 21 per Tagliavini e 12 per Borile. E quindi adesso andremo all'ultima votazione, che è quella che prenderà più voti, i due più votati, quindi saranno sempre Tagliavini e Borile, che si sono stati proposti, esatto. E comunque in questo caso si va alla votazione diretta, e pertanto la persona, il consigliere che otterrà più voti sarà il nuovo presidente del consiglio. Ecco, sicuramente ci sarà battaglia, questa seduta è una seduta di insediamento, di presentazione della città, e proprio anche la scelta di farlo nel cortile di Palazzo Moroni è stata una scelta sì, un po' nuova, non ne ricordo, negli ultimi 20 anni appunto fatta qui. E diciamo che anche il tempo è stato clemente, perché tutto sommato non è eccessivamente caldo. E per concludere, ripeto, vedo una partecipazione anche abbastanza composta, non si vedono, almeno per il momento, posizioni o insomma manifestazioni particolari da parte anche delle persone che sono intervenute qui a seguire i lavori del Consiglio. E la vera opposizione partirà molto probabilmente dai prossimi consigli, quando ci sarà nell'ordine del giorno l'ordine vero, cioè le attività, le proposte, le delibere che sono sottoposte al voto vero e proprio dei consiglieri comunali, dove si dovranno appunto esplicare anche le scelte strategiche, tra cui sicuramente anche quella dell'ospedale, come tu avevi anticipato, ma anche le altre grandi questioni di mobilità, di infrastrutture, di centri commerciali, di commercio e quant'altro. Sicuramente, e soprattutto io penso che sarà necessario proprio che Padova ritrovi una pace proprio all'interno di Palazzo Moroni, e in modo particolare che si ritrovino sicuramente delle nuove idee per portare questa città insomma a quello che è
l'obiettivo, no, di essere comunque una città al centro di una regione come quella del Veneto, una città laboriosa, una città che comunque ha necessità di svilupparsi ulteriormente. Alberto? Sicuramente sì, poi sappiamo che anche insomma nelle ultime amministrazioni dove insomma c'era una forte contrapposizione, io sono in diretta, mi sentite? Sì, sì. Eccolo, sostanzialmente si farà sintesi sui programmi, ci saranno chiaramente ordini del giorno e argomenti che chiaramente saranno combattute, saranno riportate come le riporteremo negli organi di stampa, ma alla fine il lavoro verrà sintetizzato e quindi si troverà questa benedetta pace, che comunque è giusto un confronto anche a volte forte, aspro, che giustamente si deve manifestare attraverso la cosiddetta battaglia elettorale, appunto per cercare di far capire e conoscere alle persone quali sono veramente le posizioni dei consiglieri, dei gruppi e dei partiti che li sostengono. Ecco, Cavatò si sta congedando adesso dall'ufficio della presidenza perché appunto l'esito delle elezioni del terza hanno appena eletto, ecco, lo sentite, Cagliarini, nuovo presidente del Consiglio Comunale. Eccolo qua, le immagini le vedete in diretta. Cavatonna sta lasciando lo scranno del Consiglio e adesso si siederà e prenderà possesso appunto il nuovo presidente, eccolo qui, Tagliavini. Ed adesso dovrebbe essere lui a coordinare le attività e i lavori del Consiglio. Vedo che praticamente i giochi erano abbastanza già fatti però, eh? Non so se lo vedi. Sì, sì, sì. Ecco, questo è... Sì, sì, sì. Ecco, adesso il primo discorso del nuovo presidente di questi 5 anni. Fa un intervento e dopo dovrà dare la parola, molto probabilmente, anche al sindaco. L'elezione del presidente trova compimento il processo formazione degli organi del comune a cosiddetta rilevanza esterna. Subito dopo procederemo all'elezione dei due nuovi vicepresidenti, colché sarà completato il cosiddetto ufficio di presidenza. Ci sarà la nomina adesso dei due vicepresidenti, che normalmente a norma di regolamento sarà uno di maggioranza e uno di opposizione, di minoranza. La mia persona. È un'elezione che rappresenta per me nuovo alla cosa pubblica un grandissimo onore. Ringrazio personalmente anche i signori consiglieri che hanno scelto di votare diversamente. Un discorso, quello del nuovo presidente, che si rivolge sia alla maggioranza che all'opposizione, anche se hanno presentato ovviamente un'altra candidatura, e questa, come dicevi tu dallo studio, è un atteggiamento distensivo sicuramente, istituzionale. In natura è la biodiversità ad assicurare nel tempo la tenuta dei sistemi biologici, la stessa regola. E quindi adesso, in questo breve intervento, sta dicendo molto probabilmente quali saranno il suo modo di gestire questo consiglio e sta facendo adesso una sua esperienza appunto con il sindaco Giordani in riferimento ai votanti, agli elettori e quant'altro. Proprio su questo modo di rapportarsi e confrontarsi vorrebbe prendere spunto per avere questo atteggiamento di garantire, come sentite, i diritti di tutti i consiglieri, sia della maggioranza che quelli della minoranza, indipendentemente dal partito di provenienza o dalla lista di provenienza. Di ottenere nel tempo la fiducia anche di coloro che oggi hanno ritenuto, giustamente nel quadro della dialettica e della competizione politica,
di esprimere un orientamento non convergente con le scelte della maggioranza. E tutti sappiamo che il valore e il sapore delle cose guadagnate con l'impegno e con il lavoro è più appagante di quello delle utilità di cui disponiamo per vie più scontate. Fatta questa doverosa premessa, porgo ufficialmente nella mia veste di Presidente del Consiglio Comunale un cordiale saluto al Sindaco Sergio Giordani, al Vice Sindaco Arturo Lorenzoni e a ciascun altro componente della nuova Giunta Comunale. Ecco, adesso il Presidente sta facendo i complimenti, oltre che al Consiglio, anche al nuovo Sindaco Sergio Giordani e anche chiaramente a tutti i componenti della Giunta e a tutte le autorità e rappresentanti delle istituzioni intervenute in questa prima giornata, in questa prima riunione del Consiglio Comunale. Fammi capire, Alberto, volevo solo chiederti se dopo questo intervento del neo presidente del Consiglio Comunale di Padova ci sarà l'intervento. Prego. Ci sarà l'intervento poi di Giordani. Sì, dovrebbe essere così perché appunto dovrebbe essere presentate le linee programmatiche, quindi le linee di governo di questa città, di questa amministrazione, e in teoria se tutto dovrebbe rispondere a quanto previsto all'ordine del giorno dovrebbe essere l'intervento successivo, chiaramente alla fine dell'intervento del Presidente del Consiglio. Vedo che c'è anche il comandante della Guardia di Finanza di Padova. Ecco, a fianco di Giordani è ovviamente Arturo Lorenzoni, che abbiamo visto, letto. Sì, ci sono ovviamente tutte le autorità militari, anche religiose, ti dicevo prima, anche gli ex sindaci degli ultimi anni. Devo dire la verità, non vedo Zanonato, ma non so se è una questione di ritardo o se sia impegnato in attività istituzionale appunto in Europa, però non lo vedo presente a fianco degli altri sindaci. E anche questo potrebbe essere comunque una sedia vuota in effetti, e dopo domanderemo perché non è venuto e quant'altro, però molti ex consiglieri li vedo seduti tra il pubblico e anche i tanti candidati di tutte le liste che si sono presentate in questa durissima campagna elettorale che è finita lo scorso 11 di giugno con il ballottaggio. Ecco, una nota vi dicevo all'inizio, sicuramente è una novità la presenza dei sindaci invitati, sindaci sia di centrodestra che di centrosinistra, che sono venuti e sono qui seduti in prima fila, insieme anche all'assessore regionale Roberto Marcato, che ricordiamo era stato eletto nelle liste della Lega Nord e che ha rinunciato alla carica di consigliere comunale, aprendo le porte di fatto alla surroga sua con Vera Sodero, che era l'ex assessore sociale del Comune di Padova nell'ultima amministrazione Bitonci. Ecco, stavo osservando un po' l'età media di questa nuova amministrazione comunale. Mi sembra un'età molto più adulta, o sbaglio, rispetto alla precedente. Vale a dire amministrare al meglio la nostra città. Personalmente mi auguro e spero che Padova possa diventare... Beh, diciamo che ci sono tanti giovani e diciamo di mezza età, della verità, perché non abbiamo ancora fatto i conti ovviamente. La Giunta sembra abbastanza giovane, infatti penso che a parte il sindaco siano tutti ampiamente sotto i 60 anni, anche sotto i 55 anni. Tra cui anche i nostri ospiti, anche la trasmissione Altarlo, vedo l'assessore Gallani, vedo l'assessore Bressa, lo stesso Andrea Colasio, Andrea Michalizzi e quant'altro, e come consigliere della minoranza invece vedo